prossimo aggancio si concreta in un pomeriggio freddo, piovoso, quasi invernale, un pomeriggio buio dal punto di vista meteo ma illuminato da una prova scintillante. Reggiana polverizzata, pratica sostanzialmente archiviata nei primi 25 minuti, uno stadio da brividi, 11.000 spettatori in estasi a conferma dell'ottimo lavoro svolto da tutti, in primis è il caso di ricordarlo dalla società De Cecco e Sebastiani. La gente ha risposto, come meglio non avrebbe potuto, no? Giusto che sia così, un grande spettacolo, il delfino cavalca l'onda, va lontano, ve le spiegate, speriamo che arrivi presto la meta. Grande prova, primo tempo un gioco strepitoso, una squadra sola in campo. Praticamente l'aveva studiata proprio bene il suo di Francesco questa partita, aggressione sistematica al portatore di palla, il pressing continuo, è stato vincente nei primi 25-30 minuti. Di Francesco perfetto, purtroppo la società ne pagherà le conseguenze perché ormai penso che destinato per tenerlo a Pescara sarà molto difficile, perché comincia a far gol un po' a tutte le altre squadre che hanno la possibilità di vedere le partite che lui fa la domenica, quindi vediamo un po' di non giocare così bene per il proseguo, perché altrimenti l'allenatore ci sfugge. Scherzi a parte, grande grande Di Francesco, che riesce sempre a capire prima di tutto gli accorgimenti da portare sulla squadra, e li vanno tutti bene, quindi vuol dire che è veramente un uomo che sa fare il suo mestiere. Con un aggettivo, come definire questa prestazione del Pescara? Daniele Sebastiani, il presidente di Cecco. È entusiasmante. Presidente? Peccato che a luglio non è stato fatto quello che si doveva fare. Difensori importanti, da una parte Bonanni e Zappacosta, dall'altra difensori Stefani e Anderson. Di Francesco ritrova Olivi, rilancia Tognozzi e affida la corsia esterna a De Tori. Per contro Dominissini, costretto a ridisegnare la difesa, impiega Alessi a ridosso di Ingari, preferito a Ferrari. La strategia studiata da Di Francesco è perfetta, squadra corta, ritmo alto, aggressione sistematica sul portatore di palla avversario, l'interpretazione impeccabile. Un'autentica furia il Pescara della prima mezz'ora, Reggiana irretita e sorpresa. D'applausi il numero di Marco Sansovini, sombrero su Severino e diagonale angolatissimo che Tomasic sventa. Prodromi del vantaggio dalla bandierina Coletti, maschio devia Tognozzi, prende la mira ed infila di testa con estrema precisione la porta emiliana. Pescara 1, Reggiana 0. È solo l'inizio di una prestazione strepitosa. Le accelerazioni di un ispiratissimo Ganci tagliano a fette la retroguardia ospite sulla destra e palmare la crescita di condizione di Danilo Soddimo. E poi il lavoro sporco dei mediani, qui è provvidenziale Tognozzi in anticipo su Saverino. Spavento tuttavia per la leggerezza di Olivi al 21esimo, potrebbe costar caro. Alessi ispira Nardini che salta pinna fuori misura il sinistro ravvicinato di Ingari. È l'unico vero brivido prima del risolutivo intervento di Mengoni e del raddoppio biancazzurro che di fatto stende l'11 di Loris Dominissini. Dettori, serie di finte, gioco di gambe sublime d'assist con il contagiri per Ganci che di testa fredda Thomas. Settimo gol per l'attaccante milanese, sempre più decisivo, letteralmente trasformato rispetto alla prima parte del torneo. 2-0, risultato in ghiaccio e possibilità di agire in contropiede. Dettori viene fermato da Alessandro Girelli al 40esimo, precede di un soffio Marco Sansovini. La ripresa si inizia con questa ottima opportunità che Alessi non sfrutta. Subito dopo, invito di Dettori, Soddimo manca l'impatto reattivo Tomasic. Esce Nardini, entra Temelin, classe 76, punta cresciuta nel vivaio dell'Arenato Curi. Dominissini cerca così di innervare il reparto d'attacco passando al 4-3-1-2, ma è sempre Pescara, spettacolare duetto, tutto di prima, Ganci Sansovini, volée del centravanti e prodezza di Tomasic. Applausi scroscianti per Ganci che da migliore in campo abbandona il proscenio al minuto 23, al suo posto Francesco Zizzari, subito in evidenza, riceve, si accentra e arma il destro che Girelli devia in angolo, batte Dettori, sbaglia il tempo dell'uscita Tomasic, preceduto di testa da Tommaso Coletti, e la rete del 3-0 malgrado la mano galeotta di Alessi, ammonito da Del Giovane di Albano Laziale. Nel finale 42esimo Zizzari ispira Gessa, subentrato a Sansovini, destro radente, Tomasic si allunga e neutralizza. Quindi tutti incollati alle radioline, Spal e Foggia fermano rispettivamente Verona e Portogruaro. Aggancio così perfezionato in appena 6 partite, 8 punti recuperati, e l'impressione che il bello debba ancora arrivare.